sempre adorato i capelli cane bagnato. Perché non l'ho asciugato? No. Alla grande. Ma poi, siccome che questo tag prevede una pettinatura a piantagione di palme sulla testa, se esce testa appunto con la moneta, allora ho detto vabbè, ma se sa mai, lasciamoli un po' a cazzo dei cani che tanto ci finiscono uguale. Buonasera, ciao! Sì, anche a te, caro. Gente che suona il clacson. Togliti di mezzo! Credo che voglia comunicare. Dunque, dopo questa introduzione assolutamente ridicola, eccoci al testa o croce. Questo simpatico tag che mi è stato segnalato da una di voi e che ho deciso di fare oggi. Il fatto è che quando sono andata a vedere di che cosa si trattava questo tag, sono rimasta un po' perplessa. Poi però mi sono resa conto che mi sono messa in ridicolo talmente tante volte che un tag del genere nel mio canale è la normalità, voglio dire. Perciò bando alle ciance e iniziamo subito. Dove cazzo ho messo la moneta? Che ha detto? Ce l'avevo qua. Come si fa a fare questo tag? Per prima cosa munitevi di una moneta. Io ho preso una moneta da un euro perché sono una nababba. Grande Ali, principe Ali. Dunque, non avendo la moneta da un euro, la testa e la croce, faremo che qui l'uno di un euro è testa, mentre il mitico uomo vitruviano sarà la croce. Sappiate che non so tirare la moneta, perciò mi arriverà in faccia quelle 3 o 4 volte. E andiamo a vedere qual è la prima domanda. Lancia la moneta, se esce testa usa un rossetto come blush, mentre se esce croce qual è il tuo blush preferito? Ovviamente testa, una gran testa de ca**o. Allora, bene, se dobbiamo usare un rossetto come blush, che sia un signor rossetto. Perciò, signori e signore, ho scelto lui, il Fusion Pink di MAC. Estraggo Fusion Pink, poco rosso, e facciamo questa cosa. Mi serve uno specchio. Specchio! Allo specchio servo delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Piantala! Ma voi dite specchio servo delle mie brame o specchio delle mie brame? Perché guardate che nella versione originale di Biancaneve, quella del 37, la strega cattiva dice specchio servo delle mie brame. Chi ha due pollici e non ti ascolta neanche? Ok, sto temporeggiando. Va bene, ho capito. Lo faccio. Solo per voi, eh. Anamanaganda, perché lui dice Anamanaganda, Anamanaganda. Anche lui dice Andi come gli altri solo Che carina. Veramente. Stronza seduta, veramente. Stronza seduta. Allora, se esce testa, crea una palma sulla testa. Che gioia. Se esce croce, qual è il tuo prodotto preferito per i capelli? Bene, non ti indovina che cosa esce, eh? Testa di merda! Oh, come cazzo faccio un po' sta palma? Allora, vediamo. No, vabbè. Cioè, testa e palma, come posso fare? Bellissima. Veramente sexy. E che mi disegnano così. Però questa non è una palma. Bisogna fare un lavoretto de fino. Allora, ditemi voi se non è la miglior testa di palma che abbiate mai visto. Madonna, lo sai chi sei? Lo sai chi sembro? Ci avete presente? Ve lo ricordate Ramma Mezzo? Ya papà, ashante. Quel ragazzo che era cascato
le sorgenti di non so che, e praticamente era un maschietto, solo che quando gli arrivava una secchiata d'acqua fredda diventava una femmina. Ecco, non c'entra niente, però il preside della scuola in cui andavano lui e a cane tendolo, se non sbaglio, aveva una palma in testa. Era tutto hawaiano, aveva una palma in testa. Ecco, paro il preside. Che graziosa! Andiamo avanti. Allora, se esce testa, usa il correttore come fosse un rossetto. Se esce croce, qual è il tuo rossetto preferito? Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, per pietà. E andiamo! E croce! To! 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 Allora, il mio rossetto preferito... Boh, ma che cazzo ne so? Ma che ne so, ce n'ho 3000! A proposito di quello che sto usando a cifra sto periodo. Senti che signora. Allora, sto usando questo, che è praticamente un rossetto di Keiko, ed è il numero 905. In realtà è un rossetto da naso. È questo bel colore qui, questo pesca. E niente, mi piace. E lo sto mettendo spesso. Io posso fare un discorso serio con Ciara in conquisto? Io mi... cioè, Ma certo! Andiamo avanti. Se esce testa, hai la possibilità di essere abbronzato oggi. Che culo! Usa la... no, no. Usa la terra come se fosse una cina. Cioè, io sono cadaverica. Cioè, sono Casper il fantasma. Ma dove cazzo vado adesso a mettere la terra in faccia? Vabbè, stiamo calmi. Magari esce croce. Lo sapevo io che mi doveva arrivare in faccia. E ovviamente è una testa. Allora, Megaterra, bottega verde, terra compatta e naturale, il profumo de cocco. Pennellone. Si vede, però non si vede tanto. Raga, è l'unica che c'ho. Andiamo avanti. Allora, 5. Se esce testa, riempite il sopracciglio con la matita per le labbra. Bene. Di vostra scelta. Che fregnona. Se esce croce, la tua matita per sopracciglia preferita. Ti prego, ti prego, ti prego, abbi pietà delle mie sopracciglia. Oh, croce! È pazza! Le mie matite per sopracciglia preferite? Ma che ne so, non lo so, raga. Non lo so, perché io ne uso una cifra diversa, ogni tanto cambio. Prima usavo una di Essence, poi ho usato una di Bottega Verde, poi ho usato di Essence, poi ho usato di Bottega Verde. Adesso quelle lì sono piccole così e ne ho comprata una di Kiko. Mi piace tanto, probabilmente ricomprerò questa di Kiko. Se non la trovo compro quella di Essence, ma che mi uccido. The Precision Eyebrow Pencil. Questa qui, la numero 4, pennellino, cappuccina, fine del secondo tempo. Grazie, grazie, arrivederci, arrivederci. Se esce testa, utilizza l'eyeliner come matita labbra, dagli tutti. Se esce croce, qual è il vostro eyeliner preferito? Testa. Allora, io però l'eyeliner l'ho finito adesso, proprio in questo preciso istante. Però non vi deluderò, utilizzerò questo fantastico, che cosa sei? Kajal. Questo fantastico Kajal di Bottega Verde. Figo, eh? Abbiamo finito questa cazzata. Fai una foto e inseriscila come immagine miniatura. Benissimo. Pronti a fare la foto del profilo?